Nuova edizione della nostra pagina sportiva. Apriamo questo telegiornale dedicato per l'appunto allo sport con Orgoglio Amaranto che ha indetto per lunedì prossimo, 21 ottobre alle 21:15 nella propria sede in Curva Sud un'assemblea straordinaria con un unico tema all'ordine del giorno: ragguagliare i soci sui ricorsi presentati contro i divieti di trasferta nei confronti della tifoseria, in particolare sull'ultimo che venne depositato presso il TAR della Sardegna alla vigilia di Torres Arezzo. L'assemblea sarà relazionata sul respingimento dello stesso e sulle prossime azioni da intraprendere a tutela di tutti i tifosi Amaranto. L'invito ai soci è di partecipare a questa importante riunione. Il comitato ricorda che è possibile tesserarsi anche la sera stessa e accedere all'assemblea. Veniamo adesso alla Serie D, un sabato all'insegna dei tanti anticipi nel girone E della Serie D. Si giocano con inizio alle 15 Montevarchi, Terranuova Traiana, Fezzanese Follonica Gavorrano e ancora Givi Borgo Poggi Bonzi, Orvietana Seravezza, San Donato San Giovannese e Trestina Flaminia. Il resto domenica, ovvero Grosseto Fulgens Foligno e poi ancora il Livorno con il big match di giornata che sfida il Siena. E alla vigilia del derby di domani tra Montevarchi e Terranuova Traiana parlano i due allenatori. Li divide il fiume Arno e un ponte che delimita un confine che ormai è solo nelle carte e non più nei fatti. Un confine che però è ben presente calcisticamente parlando tra una squadra che ha visto per tanti anni la Serie C e un'altra rinata dalle ceneri di un'altra società che mai aveva visto la Serie D. Montevarchi-Terranuova Traiana è un derby anomalo, quasi inedito, anche se qualche precedente c'è stato, che contiene molti significati, quello sportivo ma anche sociale. Le due squadre, che hanno come obiettivo la salvezza, arrivano con due sentimenti opposti al derby di domani, delle 15 al Brilliperi. I rossoblù dalla sconfitta di Seravezza e i biancorossi dalla vittoria sul Grosseto. Mister Lelli punterà sul gioco palla a terra. Affrontiamo una sfida contro una squadra sicuramente che sta dimostrando di fare la sua parte nonostante sia una neopromossa in categoria e è il primo derby che affrontiamo con una squadra che probabilmente non sa quello che vuol dire giocarsi un derby nel Val d'Arno. Essendo tanti ragazzi di fuori, motivo per cui quello che stiamo facendo è anche sensibilizzarli al fatto che a livello emotivo sarà una partita sicuramente diversa dalle altre. Mister Beccattini non vuole spegnere gli entusiasmi post Grosseto, ma sa che andare a giocare in campionato al Brilliperi è un orgoglio non scontato. Io penso che non ci sia spegnere entusiasmo perché i ragazzi è un gruppo maturo, ormai è un gruppo che si conosce bene, visto l'anno scorso abbiamo fatto 10 mesi insieme. È un gruppo che ha passato grandi uno fuori da Giulianova e ha preparato il ritorno in maniera eccellente, quindi penso sinceramente che non ci sia questo problema, anche perché per noi è una partita importante che si gioca contro una squadra che dista soltanto poche centinaia di metri da noi, e è una partita, come ha detto te, particolare, perché per noi giocare a Montevarchi è un orgoglio e andiamo lì sicuramente per cercare di fare la partita nella maniera migliore. Ed è la vigilia anche di un'altra gara importante, quella tra San Donato e San Giovannese. Bonura non si fida degli avversari, ma confida nella risposta della sua squadra. Purtroppo deve fare i conti con alcune assenze. Mister, dopo la vittoria con la Fezzanese, anche più piccola nel punteggio di quanto effettivamente non visto sul campo, c'è la trasferta di San Donato. È un'altra gara nelle quali forse avete tutto da perdere. Sì, perché se guardiamo la classifica, sì, però affrontiamo una squadra, secondo me, con dei valori, con una classifica che non dice il vero per quanto riguarda il San Donato, perché ho visto qualche partita come noi non meritava di perdere o addirittura di pareggiare, quindi sicuramente è una classifica che è bugiarda per loro, secondo me, rispetto a quello che ha dimostrato in queste 6 partite. Quindi sicuramente affrontiamo un avversario che purtroppo per loro ancora non hanno vinto neanche una partita in campionato, quindi sicuramente vorranno vincere come noi, come giusto che sia, e quindi affronteremo una squadra che vuole di riscatto. Poi ho sentito anche le dichiarazioni di Bonucci che aveva dato le dimissioni, la società non gliel'ha accettate, quindi sicuramente
anche nel gruppo, quindi ci sarà anche una reazione anche a livello emotivo, quindi bisogna stare attenti e la stiamo preparando bene, però sappiamo che sabato sarà una partita difficile, difficile come lo sono tutte, però ecco, questa è una partita fondamentale perché dopo una vittoria come domenica dobbiamo cercare di dare continuità, ecco. Voi come ci arrivate? La botta di Nieri mi sembra smaltita, era solo un livido. Gli altri? Allora, Nieri sì, una botta è più da una contusione è stata, fortunatamente. Gli altri, Pardera si era allenato, quindi perlomeno abbiamo, anche se non è in una condizione, perché ancora è sotto, ha smesso gli antibiotici e fino a ieri l'ha presi, quindi sicuramente fisicamente ancora in alto, però sicuramente è un cambio che in panchina possa avere. Le due Fubanti ancora fuori e Giannassi è fuori, quindi recupero solo Pardera, ecco, rispetto a domenica. Proseguiamo il nostro focus dedicato alla Serie D. Domani alle 15.30 fischio d'inizio tra Sporting Club Trestina e Flaminia Civita Castellana, una partita fondamentale per il campionato dei bianconeri. Un test importante per capire qual è la reazione di Ferri Marini e compagni rispetto alla sconfitta di domenica scorsa contro il Figline, quello di sabato in anticipo al Casini contro il Flaminia di Federico Nofri Onofri è un vero banco di prova per il Trestina, chiamato al riscatto dopo il KO ancora su rigore in Valdarno. L'avversario è di quelli tosti, organizzati un diretto concorrente per la corsa a salvezza, con i laziali appaiati in classifica a 5 punti. Gli stessi del Trestina alla ricerca del salto di qualità dopo 3 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria in campionato. Simone Calori dovrebbe avere praticamente quasi tutti a disposizione e in tal senso non sono escluse novità di formazione rispetto alla sfida di Figline. A fare il punto della situazione questa settimana è il direttore sportivo Sante Podrini. Ma alla portata sono tutte e nessuna, nel senso che comunque sono tutte squadre attrezzate. E noi a livello di prestazione nulla da dire, purtroppo qualche punto ci manca, è un campionato difficile, Flaminia comunque è una squadra che ha fatto un buon mercato con un allenatore molto bravo, quindi è una partita difficilissima anche questa, come saranno tutte le altre, come sono state finora. Podrini è sempre vigile sul mercato, dal quale potrebbero arrivare alcune novità. Ma stiamo valutando, ma non perché non siamo contenti dei ragazzi che abbiamo, ma per dare più scelte, più opportunità al mister, che comunque stanno lavorando veramente bene insieme allo staff, e magari avere qualche scelta in più. È mancata soprattutto l'attenzione in alcune fasi della partita nel match perso con il Pavia. È l'analisi che fa la centrocampista amaranto Giulia Martino, pronta al riscatto già nel prossimo impegno di campionato con il Brescia. Partiamo dall'analisi dell'ultima gara che avete disputato. Eravate riusciti a passare in vantaggio, poi il Pavia ha rimontato ottenendo i 3 punti. In settimana su cosa avete particolarmente posto l'attenzione in analisi della partita? Allora, sicuramente a mantenere la concentrazione alta per tutta la durata delle sedute, per riportarlo appunto anche nelle prossime domeniche, e ci siamo concentrati anche sulla correzione appunto di quelli sono stati gli errori che hanno portato alla sconfitta. Serve anche un'occasione di riscatto che si potrebbe sulla carta presentare già a partire da domenica. Arriva il Brescia, che squadra vi attendete e che partita sarà? Io mi aspetto una partita combattuta, perché entrambe le squadre hanno voglia di riscatto e di dimostrare che possono far bene. Da loro mi aspetto appunto tanta grinta, cattiveria, perché vogliono ottenere comunque 3 punti anche per aiutare la loro classifica, e poi penso che battere una squadra come la nostra, e per il momento sta facendo bene, sia una soddisfazione che tutti si vogliono levare. Il tuo bilancio, anche se ovviamente siamo nella fase iniziale di questo campionato, sei soddisfatta? In cosa pensi di poter dare maggiormente il tuo contributo? Allora, sono dell'idea che si possa sempre migliorare al di là dei gol, degli assist e delle prestazioni. E penso di voler migliorare sul contributo proprio cinico sotto porta, di segnare e di comunque dare aiuto in tutti i modi possibili alla squadra.
Torna il campionato di pallavolo e la Serie C presenta un incontro interessante, anzi incontri interessanti per le nostre squadre. Intanto la capolista Club Arezzo ospita la Remo Masi della Rufina. Il quintetto di Morelli parte con i favori del pronostico. Da parte sua il Volley Arezzo cerca i suoi equilibri. La trasferta di Colle saggerà come la squadra avrà recepito la lezione subita dal Cortona. E a proposito di quest'ultima, si profila il Gran Derby della Val di Chiana con il Foiano, appuntamento a Terontola. E passiamo adesso alla pallacanestro. Nel campionato di Serie C di basket, passo falso della Dukes Sansepolcro. I Biturgensi sono stati battuti dal CUS Pisa. Nel campionato di Serie C toscano di basket, la Romolini Immobiliare Dukes esce sconfitta dalla trasferta di Pisa contro il CUS per 77 a 58. Il quarto di apertura si gioca su ritmi alti all'insegna dell'equilibrio. I padroni di casa pisani fanno valere le loro qualità nel tiro da tre già mostrate nella partita di Coppa giocata a Sansepolcro. Il primo parziale vede Pisa avanti 22-17. Arrivati all'intervallo, il divario tra le squadre si è ormai esteso sul 43-27 e la partita sembra ricalcare il precedente incrocio di poche settimane fa in Coppa. Al contrario, il terzo quarto si rivela il più complicato per la Dukes, che riesce a mettere a segno appena 5 punti, confermando le difficoltà offensive del primo tempo. Dall'altra parte continuano a piovere triple e in vista dell'ultimo periodo Pisa è ormai scappata sul 66-32. Con il risultato ormai compromesso nel quarto quarto, la Romolini Immobiliare può solo provare a salvare la faccia, anche se con colpevole ritardo. In questo modo la Dukes riesce a vincere l'ultimo periodo e a ridurre il passivo, che però resta in ogni caso pesante. Alla fine il tabellone dice vittoria di CUS Pisa per 77 a 58. La Romolini Immobiliare incappa così nella seconda sconfitta in altrettante uscite. Di conseguenza la gara interna di sabato prossimo al Palazzetto dello Sport alle 18:30 contro Union Prato si prospetta già un crocevia importante per la stagione. E torniamo al calcio, a quello giocato, perché torna a Studio Stadio questa sera su Teletruria al termine della partita Sestri Levante Arezzo. Collegamento in diretta con la sala stampa dello Stadio Sivori della cittadina ligure per le reazioni a caldo con i protagonisti della partita. Le interviste saranno curate da Massimo Gianni e Daniele Cionnini. In studio il direttore Luigi Alberti con i suoi ospiti. E allora il consiglio, il suggerimento è quello di rimanere su Teletruria. Intanto grazie per averci seguito e buon proseguimento in nostra compagnia.